Siete pronti? Allora, la Pasqua è andata via, adesso andiamo verso il primo maggio. E il primo maggio che si fa? Si mangia la fava. Quindi facciamo una ricetta con le fave. Fave fresche, piselli, cipollotto fresco, lattuga, pancetta sugherata, questa buonissima, e coda di rospo alla pescatrice. Quindi facciamo una vignarola, che è questo misto di verdure, con il pesce, con la coda di rospo alla pescatrice. La bontà, eh? Allora, pronti? Partenza, via! Piselli e fave, guardate qua. Quindi, piselli, adesso è periodo, se compro quelli freschi, si puliscono, si ottiene questo. Le fave idem, se comprano queste adesso fresche, dovete pulirle voi, divertitevi con i ragazzi. Una bontà, queste col pecorino stanno bene, eh? Poi, cipolla. Sentite musichetta sottofondo, eh? Adesso, mi piace usare questa parte qua, guardate, così, per questo piatto. Vado, taglio sottile sottile, cipolla, cipollotto anzi fresco, eccolo qua, abbondante, è dolce, una bontà, come sta musica. Vado, olio, qui andiamo su un biologico di Sommariva, meraviglioso, si chiama Cruxia. Guarda qua che pancetta, cioè, oh, qua non giochiamo, eh. Gran suino nazionale, no quei maialetti così in giro per strada, quelli proprio, quelli fighi. Poi guardate qua il magro, la stagionatura, guardate, io faccio fatica, si chiama pancetta stesa sugherata, levo leggermente la parte questa qui sopra, piano piano, non sprecate, così, ok? Poi leviamo la cotenna, così, piano piano piano, guardate, guardate che stagionatura, bella, asciutta, no la carne cruda, vado, poi taglio, così, così, guardate che spettacolo, questa te la porti in giro in tasca, già tagliata così, fa lo spuntino, è una bontà. Questa pancetta la fanno, dove fanno le salsicce di Monte San Biagio, meravigliose, guardate che basetta, eh? Già è buono così, già mi farei una pasta fatta con questo soffritto. Poi vado subito con le fave. Mamma mia, che poesia ragazzi. La fate cuocere un pochino, prima la fava mettiamo e poi aggiungeremo i piselli. Nel frattempo prendiamo la coda di rospo, guardate, o di rana pescatrice. Tolgo la ciccia dalla lisca, così, ne prendo soltanto una parte, tanto oggi siamo io, camera woman e Mariuccio. Tolgo questa parte qui della pancia, vedete questa vellicina, così, guardate, ecco qua. Taglio a trancetti, così, guardate, così. Qui ho anche il fegato. Allora, questa è la prova che era un pesce locale e fresco, perché normalmente quelli che vengono, le rane pescatrici che pescano da fuori, dall'estero, quindi Oceano Atlantico, vengono senza testa, già decapitate e senza il fegato. Questo è il fegato, lo metto qua dentro, la bontà, la prelibatezza, quindi con la cipolla e il guanciale, che botica fa, è stupendo, qua così. Adesso a questo punto aggiungi i piselli, vai. Adesso dobbiamo cuocere la rana pescatrice. Una cosa è molto delicata da cuocere, perché non bisogna asciugarla troppo, bisogna rosolarla bene fuori. Quindi padella antiaderente, olio, quando incomincia a fumare incomincia a mettere i tranci di rana pescatrice, così li rosoliamo bene da tutti i lati. Prendiamo la lattuga, io prendo però le foglie più verdi, non i cuori. I cuori li utilizziamo per fare un'insalata, il verde lo utilizziamo qui per fare ultimare questa vignarola versione casa Mariola. Quindi taglio, mettiamo dentro un pizzico di sale, bello, che spettacolo ragazzi, questa è una bontà. Quindi abbiamo fatto una vignarola rivisitata, che ci ho aggiunto un po' di fegato di rana pescatrice, una bontà, abbiamo solo migliorata. Giro piano piano, così, ah, così lascio, così, con questo colore verde. Sentiamo se i piselli sono cotti.
Sale. La bontà. Lascio così. Adesso aggiungo del vino. Un po' di sale. Pepe nero. 5 minuti, solo 5 e siamo pronti. Cerco il piatto giusto. Pronti. Allora, impiattiamo. Mettiamo la rana, i bocconcini, un po' di pepe nero, l'olio buono non fa mai male. E adesso assaggiamo con sta musichetta. Ale, voglio far vedere la cottura, venite qua, venite qua. Ah! Guardate che bella, guardate che spettacolo. Cottura perfetta, guardate che roba, benissimo. Allora mi faccio il bocconcino. Che fame, ragazzi. Pezzo di fegatino, mamma mia, tutto lo prendo. Qua proprio vai, vai, ti lascio andare. Allora, la terra e il mare, i sapori, guarda, i sapori fantastici. Questi piselli dolci, la fava un po' più amara, la lattuga che ti pulisce la bocca, la pancetta sugherata, che bontà è tutto che fa, il fegato fantastico e la carne buonissima. Ciao, 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 mi raccomando, seguitemi sempre e mettete i commenti che mi piace, mi fate divertire da morire. A presto. Buona, madonna mia, bontà. Cotto perfetto. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.